con tutto il rispetto per gli hamburger, non ce la faccio più. Oggi vi porto a mangiare di qualità, italiano e a Las Vegas. Andiamo! Agli amici di Poker Factor, siamo a Roma Deli di Las Vegas, che è il ristorante che abbiamo acquistato io, Fabio Coppola, il nostro chef Leo e Todd Bronson solo un paio di mesi fa. L'idea era di avere il bar dello sport italiano, ma anche un posto dove si può mangiare italiano vero, con uno chef fenomenale come il nostro Leonardo, che aprì questo posto oltre 10 anni fa e poi se ne andò a cercare fortuna in altri ristoranti. Invece adesso l'abbiamo riportato indietro, l'abbiamo fatto partner e siamo contenti di aver fatto questa avventura. Abbiamo portato tanti italiani mentre sono venuti a giocare il main, ma anche durante le World Series. La cosa bella è quando vengono qua si trovano come se fossero in Italia, quindi abbiamo la musica italiana, il posto italiano, i prodotti italiani come la Nutella, come la San Pellegrino, abbiamo tutti i gusti della San Pellegrino, quindi la clementina che è difficile trovare al supermercato, e poi cose strane tipo le amarene, i friarelli, cose caratteristiche che ci sono, oltre al deli classico, quindi ai vari prosciutti comunque importati, salami, eccetera eccetera. Cameriere italiane, quindi quelle che fa i panini, la signora Pina che fa i panini classici proprio italiani, e quindi un ambiente dove tanti italiani che comunque sono a Las Vegas possono trovarsi, o i pokeristi quando vengono qua. Un altro forma di marketing che abbiamo fatto, abbiamo creato delle chip, così quando sono al tavolo la gente magari chiede al ristorante, così gli do questa chip che c'è scritto Roma Deli da una parte e poi c'è dessert on max, e gli dico di venire a prendere i cannoli siciliani, che sono una delle caratteristiche del nostro chef. Quindi se venite a Las Vegas e venite a salutarmi durante le World Series a Rio o al Bellagio, chiedetemi, ehi, perché non mi dai una chip? Così potete avere free cannoli o free tiramisù. Vi aspetto a Roma Deli.